nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera, ore 21 e un minuto dallo studio centrale di TV6, nuovo appuntamento con Replay. Una settimana che si tinge d'azzurro qui a Pescara per l'arrivo dell'Under 21. Parleremo ovviamente anche del momento della squadra di Zeman, reduce dal pareggio con il Palermo in vista della prossima partita di Bari. Abbiamo titolato questa sera "Il cielo è sempre più blu", nel senso che ci sono meno nubi sull'orizzonte del Pescara dopo la buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo, ma il cielo è sempre più blu perché è arrivata a Pescara l'Under 21 di Biagio, lavorerà in settimana all'appoggio la formazione italiana, quindi una settimana importante per il calcio abruzzese, e per questo andiamo a ringraziare l'ospite che ci terrà compagnia insieme ad altri. Parlo di Vincenzo Marinelli, presidente onorario della Pescara Calcio e dirigente dell'Under 21. Buonasera Marinelli, buonasera, grazie per aver accettato te, il nostro invito. Marinelli fino a qualche minuto fa era nel ritiro della nazionale, quindi lo si vede anche dalla tuta che indossa, e quindi ringraziamo anche per questo sacrificio di lasciare i ragazzi, perché grazie i ragazzi non si lasciano mai. E davanti a Marinelli ci sono alcuni rappresentanti della stampa che hanno vissuto insieme a Marinelli l'epoca d'oro del Pescara. Mi riferisco a Nicola Marini. Buonasera Nicola, ben buonasera, ritrovato. Buonasera. Al suo fianco abbiamo il baffo Antonio De Leonardis. Buonasera, buonasera Antonio. Buonasera. E alla mia sinistra Francesco Di Francesco. Salve. Buonasera Francesco. Vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, subito l'aggiornamento del posticipo che chiude la giornata di Serie B, 0-0 al Curi quando siamo al 31esimo, la partita è quella tra Perugia e Avellino. 392-623-7060 è il numero di telefono per interagire con noi, per inviare gli sms. Notizie di giornata in Serie B, è ufficiale, c'è un nuovo allenatore per la Virtus Entella, si tratta di Alfredo Aglietti, per lui è un ritorno su quella panchina dopo l'esonero di Giampaolo Castorina. In Serie A invece Ballardini è tornato per la terza volta ad allenare il Genoa dopo l'esonero di ieri di Ivan Juric. A te. Grazie Andrea, e questa sera ci colleghiamo proprio con l'hotel EC di Città Sant'Angelo, dove c'è la nostra troupe con Stefano Recanati, perché lì alloggia l'Under 21. Ovviamente non potremmo avere al nostro microfono i rappresentanti della selezione azzurra. Buonasera Stefano, cercherà Stefano di raccontarci cosa avverrà in questa settimana per l'Under 21 e poi porterà ai nostri microfoni forse qualche personaggio sempre nel mondo del calcio. Buonasera Stefano. Buonasera Enrico, siamo qui all'esterno di Eco Hotel qui a Città Sant'Angelo, a due passi dal Poggio dell'Ulivo, dove il Pescara Calcio effettua le sue sedute di allenamento quotidiane e dove da questa settimana si allena anche la nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio. È partito oggi il ritiro della nazionale, che avrà come culmine l'amichevole a Frosinone, lo stadio Benito Stirpe, del 14 novembre contro la Russia. Il Pescara non torna, scusate, gli azzurrini non tornano a Pescara dal 2012, quando sulla panchina sedeva Davis Mangia e c'erano anche Insigne e Mobili, che adesso stanno facendo grandi cose nella nazionale maggiore. Non ci sono, possiamo dire, convocati della Pescara Calcio, ce ne sono due però di ex, che sono Mandragora, che gioca con il Crotone e Verde del Verona. Invece c'è un convocato per il Bari Calcio, che è il prossimo avversario della Pescara Calcio, e Capradossi, quindi salterà questo match. Oggi si sono allenati al porte chiuse la nazionale Under 21. E poi domani c'è un altro allenamento, però prima dell'allenamento parla Barella, centrocampista del Cagliari Calcio. E poi il culmine, giovedì,
la partita importante che ci sarà allo Stadio Adriatico, un amichevole tra la nazionale Under 21, come abbiamo detto, di Gigi Di Biagio, e Zeman, che è stato il suo allenatore sia a Foggia che a Roma. Possiamo dire che è la prima convocazione per Petretta, un 97, terzino del Basilea, e poi è assente Calabria. Enrico, noi abbiamo cercato di portare qui, avvicinare Gigi Di Biagio, ma come hai ben detto tu all'inizio non è cosa facile. Aspetteremo, cercheremo di entrare e vedere se possiamo avvicinare qualche ospite. A te la linea. Grazie Stefano. Allora, iniziamo con Vincenzo Marinelli. Vincenzo Marinelli nel calcio a Pescara, perché da una vita... si è inserito in questo mondo, la società biancoazzurra per tanti anni, poi il passaggio all'Under 21, quindi con Marinelli si può parlare di tutto. D'altronde ci sono colleghi che l'hanno visto nascere dirigente Marinelli. Come ci si sente a ritrovare vecchi amici del Pescara? Direi che è molto bello ritrovare un po', che alcune volte abbiamo avuto di qualche litigio, no? Nicola, così, molto... Era una stampa buona. Sì, buono fino a un certo punto, io sono molto polemico questa sera, perché ho sempre detto a loro che facevo partecipare un po' a tutte le cose della Pescara Calcio, però si doveva decidere insieme quelle che erano le cose che magari potesse far male alla Pescara Calcio, però qualche volta qualcuno... Ha fatto il contrario, no, non di una volta, comunque no, basta una volta per diventare... posso ricordare il caso Ciarlantini. Sì, va bene. Comunque devo dire che è stato molto bello, perché sono entrato che ero giovanissimo nella Pescara Calcio, quindi da tifoso, tifosissimo del Pescara, quindi penso, cioè mi sono trovato bene con tutti quanti, ci sono sempre dei buoni rapporti sia con la stampa, penso col pubblico, un po' tutti, anche con tutti i giocatori che sono passate nella mia gestione. Ecco, è arrivato già un messaggio a Pescara, solo a Pescara nazionale, grazie Marinelli. D'altronde lei ha sempre fatto tanto per portare le selezioni azzurre qui nella nostra città. Ma sicuramente, io vi devo dire, lo sapete tutto, l'ho detta anche in altre circostanze, sono innamorato di questa terra, sono innamorato dell'Abruzzo, particolarmente di Pescara, perché mi sento pescarese a tutti gli effetti. Quindi quando posso avere la possibilità di dialogare, quindi prendere delle decisioni di portare in un posto o nell'altro, penso che sia dovere per un cittadino come me, come Pescara, di portarla a Pescara, e quindi è stato fin dall'inizio con la nazionale maggiore. Quindi questa doppia carica, presidente onorario della Delfino Pescara e dirigente dell'Under 21, come riesce a conciliare gli impegni? Dio, gli impegni sono diversi, ecco, come dirigente io non è che posso ricoprire cariche ufficiali di un club, anzi hanno fatto alcune lettere, quindi a tempo addietro, e che però io penso che sia una cosa normale, perché la quotidianità praticamente, cioè l'impegno è con la nazionale, quindi con la nazionale, perché ho un incarico, quindi sono team manager, quindi ho il dovere di parlare un po' con tutti i ragazzi, però non c'entra niente con quello che svolgo nel Pescara, perché sono un tifoso e penso che con tanti altri dirigenti sono tifoso delle altre squadre, pur ricoprendo le cariche a livello federale. Ovviamente questa sera dividere una trasmissione tra Pescara Calcio e Under 21. Che momento è per il calcio pescarese? Direi, cioè, io non vedo... O non capisco, non riesco a capire un po' queste facili contestazioni. Quindi se andiamo a analizzare un po' tutto, parlo da quando sono uscito, quindi come dall'86, quindi sono passati diversi anni, e non ci dimentichiamo che abbiamo fatto sacrifici per non far fallire la società. Quindi poi appena si è affacciato qualcuno non pescarese, purtroppo siamo arrivati a quel livello. Quindi io non riesco a capire come si possa contestare il presidente, si possa contestare addirittura ultimamente l'allenatore, che penso che ha dato tante soddisfazioni al Pescara, quindi passare con una certa facilità ad essere ottimista e poi pessimista totale, no? Quindi penso che però sono in pochi. E se andiamo a analizzare, penso anche con voi, quello che hanno fatto dopo il fallimento, cioè quelli che hanno preso la società, rilevata dal fallimento, quelli che hanno fatto, penso che ci sono state due promozioni, un playoff praticamente che tutto sommato meritavamo di vincere a Bologna, e quindi
chiaramente il Pescara non può competere con tante altre società che hanno più risorse economiche, quindi secondo me hanno fatto una politica sui giovani. Basta vedere un po' quelli che sono usciti dal Pescara, è grazie a loro che il Pescara adesso si trova in una condizione non con una marea di debito, ma una società sana. E quindi pensa che ci vogliono più applausi, no? Perché chi produce o chi fa uno spettacolo pensa che ha bisogno anche del conforto cioè della gente che vedono quello spettacolo. Quindi dispiace che... Ecco, tra poco sentiremo anche gli amici della stampa. A proposito di quanto diceva Marinelli, proprio il presidente Sebastiani ieri è stato avvicinato da una nostra collega Roberta Di Sante su questo argomento delle contestazioni. Andiamola a sentire, è brevissima. L'ultima partita c'è stata un po' una contestazione da parte dei tifosi del Pescara su Zeman verso di lei. Vuole rispondere a queste contestazioni o le lasciamo correre così? No, ma la contestazione nei miei confronti oramai va avanti da un anno. Purtroppo si sa che quando non ci sono i risultati i tifosi guardano solo i risultati e non guardano quello che c'è dietro, il lavoro che si fa per portare avanti una società come il Pescara, però questo non mi dispiace, ma non mi disturba, perché io so quello che devo fare, quindi vado avanti per la mia strada. Rispetto alla contestazione per la squadra e per il mister, mi dispiace perché la squadra e l'allenatore vanno aiutati. Io ho le spalle grosse e posso sopportare, i ragazzi sono giovani e l'allenatore non va mai messo in discussione così, anche perché non lo merita. Quindi la sua posizione su Zeman anche in caso di sconfitta rimane positiva? Ma quando si sposa un progetto, i progetti purtroppo, la parola progetto in questo mondo è molte volte abusato, no? E io sono invece una persona coerente, la coerenza in questo mondo manca da tutte le parti, sia dentro che fuori dal campo, e quindi noi andiamo avanti con il nostro progetto perché crediamo fermamente che un gruppo di giovani importanti come quelli che giocano nel Pescara devono essere gestiti da un allenatore bravo che li fa crescere, e poi insieme alla crescita dei ragazzi arriveranno anche dei risultati. Abbiamo sentito dunque il presidente Sebastiani, adesso vorrei coinvolgere gli amici della stampa e poi torniamo al presidente Marinelli. Nicola Marini, prima il presidente diceva non riesco a capire queste tensioni, queste polemiche, queste contestazioni. La tua valutazione? Ma lui le dovrebbe capire più di tutti, perché anche in certi momenti è stato contestato. È la vita del presidente, il numero uno. Purtroppo si trova sempre al centro dell'attenzione e quando le cose vanno bene prende grandi soddisfazioni, quando le cose non vanno proprio bene arrivano le critiche. Io credo che questa squadra non sia una squadra di Zeman, innanzitutto, che Zeman secondo me avrebbe scelto in maniera diversa, soprattutto per le caratteristiche tecniche e fisiche di alcuni giocatori. Però lui sta cercando di modellarla a sua immagine e somiglianza e ovviamente ci vuole del tempo. Perché non è che tu crei una squadra dal nulla considerando che è completamente diversa da quella dell'anno scorso. Finora ci sono stati alti e bassi, si è andati a intermittenza sia da una partita all'altra, sia da un primo tempo a un secondo, tipo quella del Palermo, che il primo tempo non è stato un granché, il secondo sicuramente è stato quello che vuole Zeman. Per cui secondo me bisogna aspettare ancora un po' per giudicare questa squadra, certo. La cosa che rimane è farsi rimontare in 3 partite quando si vinceva, è proprio l'esempio della giovinezza di questa squadra, della freschezza Enrico, atletica. Vantaggio anche dell'Avellino a Perugia, 1-0, rete di Ardemagna al 42esimo. Grazie. Ma la brillantezza, la giovinezza, ma anche l'inesperienza, perché è chiaro che farsi rimontare in quel modo sono stati punti persi. Il campionato è mediocre, anzi meno che mediocre secondo me, perché con 20 squadre nel giro di 10 punti c'è un livellamento assolutamente mai successo forse negli ultimi anni in Serie B, non c'è una squadra leader, lo stesso Palermo almeno da quello che ho visto io non mi sembra una squadra ammazza campionato, i giochi sono aperti, io credo che bisogna avere fiducia di questa squadra e poi magari a gennaio apportare qualche piccolo cambiamento, soprattutto. Quindi hai già sintetizzato un po' tutti i discorsi, no, hai fatto un po' una sintesi della situazione. Adesso, prima di passare a Totò, questo fatto che non è una squadra adatta a Zeman, Marinelli è d'accordo oppure si può avvicinare all'idea del tecnico?
Ma io non è che ne so più di lui, però ti dico solamente che la maggior parte dei giocatori sono stati scelti, ci sono state le prime scelte che guarda caso adesso non sta giocando. Quindi non sono d'accordo con te a dire che sono tutti giocatori che Zeman non ha voluto. Ci sono stati anche giocatori che le società... Ci sono stati determinati giocatori che purtroppo forse ti riferiscono, pensavamo che si vendessero, il presidente pensava che li vendesse e poi sono rimasti e quindi si trova una rosa così ampia e quindi c'è un po' qualche problema di scelta. Comunque... Io penso che se una squadra, io sono un ottimista per natura e tu lo sai, fino all'ultimo io ci credo in questa squadra e credo sicuramente che noi possiamo fare tanto, anche perché l'abbiamo dimostrato anche nell'inizio di campionato, cioè basta guardare come dicevi tu i risultati e vedi, non è che dovevamo fare i gol li abbiamo fatti e poi ci siamo fatti rimontare, no? Altrimenti tu potevi benissimo, se non ci fossero stati degli episodi, stare in testa alla classifica, quindi non diciamo niente. Io tecnicamente non è forse il presidente o qualche altro addetto Leone, addetto al mercato, possa dire quello che gli uomini voluti e quelli non voluti da, ma sicuramente quelli che voleva Zeman, la maggior parte sono stati presi, non tutti, perché chiaramente ci sono anche altre squadre che forse ha più risorse del Pescara e quindi non è stato possibile farli venire. Poi per quanto ti riferisci alla contestazione io sono d'accordo, tu sai che io sono uscito anche con la cameretta della polizia, però a fine partita io non riesco a capire come durante la partita, cioè prima del risultato, perché anche la squadra ne risente, si debba contestare il presidente, si debba contestare Zeman. Cioè diamo un'immagine anche pessima anche negli altri confronti, nelle altre città. Perché guardando, cioè quando vuoi fare Pescara e vanno a analizzare quello che ha fatto il Pescara, penso che uno debba essere orgoglioso e non pessimista come lo sono i tifosi che durante la partita vanno a contestare i dirigenti e la squadra capisce, perché la squadra è d'accordo con la società. Perché la società, io penso, di fatto se vai a chiedere a tutti i giocatori, tutti quanti vogliono venire a Pescara e tutti vorrebbero rimanere a Pescara. Perché... Ma è sempre stato così, c'è stata sempre poca considerazione a livello locale e a livello nazionale. Perché la società del Pescara, anche negli anni quando ci stava, quando siamo stati, noi anche nelle retrocessioni abbiamo pagato i premi di promozione. Quindi praticamente possiamo, io e loro forse di più possono andare a testa alta, quindi dando tutto quello che è possibile. No, poi purtroppo tu sai che la partita è fatta di episodi, quindi una volta vinci, una volta perdi. Dico di più, quel poco che ha giocato, che ha giocato ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, forse ci manca un po' di velocità. Che si è visto, secondo me, vista la modestia delle altre squadre. Secondo me ci manca un po' di coach, dico io, di testa, perché entriamo in campo quindi un po' condizionato sto cavolo di stadio che non riusciamo un po' a fare dei risultati di fila. Cioè, capita anche quello in una società, in uno spogliatoio, no? E quindi il pubblico dovrebbe capire questa situazione, che poi durante la settimana è la stampa, è il pubblico che può dire tutto quello che vuole della società e dei ragazzi, che soprattutto tu sai che io li ho sempre difesi e quindi per me sono tutti quanti che vogliono dare tutto il possibile di loro stesso, perché sanno che è una piazza importante, no? Poi purtroppo il campo verde molte volte le partite le perde per un caso e le vince anche per un altro caso, quindi... Totò De Leonardis, beh, Marinelli non è cambiato, è sempre uno che ha difeso la propria squadra, i propri giocatori, perché... Soprattutto i propri allenatori, la difesa... Anche i propri allenatori. Soprattutto quella, la difesa perfino di Dio, voglio dire, che insomma, è indifendibile. Mica solo di Dio, no, tutti, soltanto voglio dire, perché tutti. Quei progetti no, che tu, diceva... Sotto questo genere sei uno. Vabbè, cioè, per me quando devo, a meno che, cioè, secondo me l'allenatore va cambiato, perché uno che vive la quotidianità sa quando il giocatore apprezza l'allenatore, sa quando fa quello che dice l'allenatore, quindi percepisci tutte queste situazioni. Secondo me l'allenatore va cambiando nel momento in cui ti accorgi che non c'è più feeling tra l'allenatore e il giocatore, no? E come lo fai? Lo fai perché hai un dialogo, un rapporto con i giocatori, e la maggior parte, perché ci sono sempre quei 5-6 che fanno parte della famosa commissione, no? Per i premi e quant'altro, che ti dicono determinate cose con i fatti reali. Altrimenti, cioè, per me non è logico, ecco, cambiare come fanno
come fanno molti presidenti purtroppo. Dai. Quindi Totò, tornando al fatto che c'è questo clima un po' esasperato a Pescara, perché in effetti non solo il presidente, ora tocca all'allenatore subire le contestazioni anche verso i giocatori, si mugugna sempre in tribuna al primo passaggio sbagliato, sì. Che significa? Che è diventata una piazza sempre più esigente oppure è un sì. po' il retaggio della retrocessione dello scorso anno, la rabbia che non va via ancora completamente? Ma sì, io già l'ho detto tre volte, la rabbia delle ultime due retrocessioni. Però questa è una squadra nuova. Sì, sì, però la rabbia resta, il tifoso vede le maglie biancazzurre che hanno fatto quella figuraccia in quelle due stagioni di Serie A e trascina da lì, voglio dire. Però tornando a quello che ha detto Vincenzo finora, io credo che intanto di questa società non solo ha ottenuto due promozioni, ma ha ottenuto i tre, perché anche dalla C alla B, quindi insomma sotto questo aspetto i risultati non ci piovono. Però se devo pensare alla contestazione, io credo che la contestazione più pesante, più illogica, lo abbia subito proprio Vincenzo Marinelli assieme ai suoi, a De Cecco e gli altri che erano rimasti in società, quando da una squadra che era retrocessa in C, ripescata e promossa in A con Galeone, sono stati costretti a cedere alla società gratis, sotto minaccia, voglio dire, perché non li volevano. Cioè, io credo che la contestazione più pesante di questa non ci sia stata. Io all'epoca l'ho anche rimproverato con Vincenzo per la stima che avevo nei suoi confronti, perché mi era sembrato quasi, voglio dire, fece anche il paragone, è come uno che sta giocando a poker e perde tutta la serata, gli arriva una scala reale e se ne va, perché in effetti quel Pescara è fatto di giovani, di talento, che poi a tutti hanno scusami, fatto Antonio, strada. Scusami Antonio, se mi insisto, sì. Ma di voi quattro chi voleva cedere di più e chi non voleva cedere quella società? Io e Filippo sicuramente di più, perché eravamo noi quelli presenti nel mirino, e tieni presente sì. che erano società senza fine di lucro, quindi noi abbiamo ceduto la società gratis solo con l'Unione Federale e non abbiamo venduto tanti giocatori, tanti giocatori che poi sono stati venduti l'anno dopo, no? Alla Lazio, certo. E vedi qua, quindi avete lasciato il patrimonio, non potevo riprendere i soldi, perché le perdite erano secche, o perdevi o guadagnavi, erano quelle all'anno, non è che adesso se le perdere si riportano, si fanno tutte queste cose, quindi è diversa, era una società diversa, che però eravamo un po', praticamente devo essere molto sincero, che si presentava, cioè con tutta la stima, che se non ci fosse stato Scibiglia, il povero Scibiglia, qui non c'erano altri imprenditori, perché mi erano dai vecchi dirigenti, ma avevano detto e quasi promesso a noi quattro che eravamo rimasti, che nel momento in cui il Pescara tornasse in Serie A e non avessi debiti pregressi, quindi volevano continuare l'avventura insieme a noi, e poi ho bussato a tutte le porte. E tutte chiuse le porte. Tutte chiuse, nessuno ha detto sì, quindi non ci fosse stato Scibiglia, che però... Vedere la contestazione, se tu ricordi, sotto all'ufficio del commercialista. Ma perché vi contestavano dopo Venezia, la promozione? Dice, vai all'altro paese, Marinelli, e arrivava il commentatore Scibiglia, per l'amore di Dio, con tutto il rispetto, come quelle che ti pare, non è che arrivasse uno no, che cioè, nel per calcio... dirti che questa è stata, secondo me, la contestazione più violenta e assurda della storia del calcio pescarese. Quella della pulizia, comunque dice... rimane il fatto che io sono entrato, che ero quasi 25 anni, quindi a un certo momento, grazie un po' alla caparbietà, ho avuto la mia parte di fare anche delle società abbastanza allargate, forse comanda di più quando ero presidente, abbiamo fatto, attraversato un momento bellissimo. Diciamo, quindi cominciando dalla quarta serie abbiamo avuto dei quindi insomma il destino del presidente che deve essere contestato, perché è successo anche successivamente. No, ma da tutte le parti si contesta, c'è modo e modo di contestare. Io non contesto, cioè vai la cosa dopo la partita si può contestare, la stampa io, però non contesta. Sto dicendo che nemmeno allora era logica la contestazione, la squadra promossa comunque, in Serie A, specie adesso due promozioni, tutto quello che ha fatto però, l'attuale presidente che sono arrivate addirittura a dei danni, cioè a livello macchina, tutte quelle cose lì, secondo me è illogico, perché quelli del Bari che cosa dovrebbero fare, o le altre società. E invece Francesco, questi primi cori contro Zeman, perché secondo te? Perché fa parte del carrozzone. Esatto, perché state dicendo delle cose giuste e importanti, state ricordando pagine della storia, ma quindi
non è questa una piazza che è diventata esigente adesso, forse lo è di più. Questa è una piazza che ama il Pescara, però come tante altre piazze è abbastanza strana, perché contestare la società, come ricordavate voi, ripescata e poi promossa in Serie A, contestare Scibiglia, contestare adesso Sebastiani, a torto o a ragione, io non voglio entrare nel merito, mi sembra abbastanza strano. Ricordavo, e prendo per rispondere se vogliamo anche a un tifoso che prima diceva in tutte le città quando le cose non vanno bene, sì, ma le cose non vanno bene un anno, cioè non sono andate bene quest'anno, l'anno scorso, quest'anno vanno, anche se in una categoria inferiore, un pochettino meglio. Ricordava bene amico Dino Zampacorta due settimane fa a Brescia, Corioni per anni, per istituzione, cioè c'era l'istituzione di contestare Corioni, poi quando il Brescia ha corso il rischio di scomparire, forse si sono accorti che la buona anima, con tutti gli errori che avrà commesso, perché è difficile trovare una società, un presidente, un gruppo di dirigenti che non commette errori, però se è un gruppo di dirigenti o è una sola persona che fa calcio e continua a fare calcio, io credo che la contestazione, a prescindere, a priori, è fuori luogo, ma non solo a Pescara, è fuori luogo sempre. Qui forse lo è di più, perché la storia, ricordavate voi, io la contestazione con Marinelli non l'ho vissuta da qui, ma sto a 40 comunque, chilometri, non diciamo è che sto a 40 miglia. Zeman ha sdrammatizzato poi dopo la partita. Sì, vabbè, lui è brillante su queste cose, dai. L'esperienza alle spalle serve anche a questo. È un gioco, cioè il calcio, non deve avere anche la presunzione che tu vuoi sempre vincere, che sei meglio degli altri, che sei, può darsi che, cioè, andando fuori la società viene apprezzata anche la città, la maggior parte come si comporta, perché dobbiamo anche dire, analizzare che quelli che contestano sono una minima parte dell'affluenza che ha lo stadio Adriatico, quindi non ci dimentichiamo questo, no? Sarà il 2%, il 3%, quindi siamo a livelli. Mi verrebbe da dire che questa contestazione che il presidente giustamente ricordava durante la partita, risolve a fine partita, però forse ha smosso un pochettino le acque. Se nel secondo tempo il Pescara, il sorriso, ecco, sì, però nel secondo tempo il Pescara ha giocato decisamente molto, ma molto meglio, diciamo anche bene, non è che ci volesse molto a giocare meglio di un primo tempo dove... E infatti poi i fischi sono tramutati in applausi, esatto. E lì ma secondo me, ripeto, è un problema psicologico, cioè, siamo condizionati all'inizio, guarda caso non è successo solo venerdì, sì, sera, non è la prima volta, esatto. Anche nelle altre volte hai visto che la squadra si è sciolta, la squadra nel momento in cui riesce a velocizzare il gioco, sgombere con la mente, dico io, ha dimostrato il valore di queste ragazze. Ragazzi, quindi no, soprattutto l'impegno. Non è lo stadio che condiziona i giocatori, dai, no, il problema non è quello. Cioè, anche il pubblico. Se diciamo una cosa del genere, e anche il pubblico. Quando comincia, ci sono alcuni momenti, come c'era l'anno scorso, in alcuni momenti purtroppo è lo stadio, è il pubblico che condiziona la squadra, perché c'hai degli uomini e no, vabbè. Allora, io che vivo nello spogliatoio. E comincia il mugugno. Quando tu stai, se vinci 1-0 poi passa 2-1 in casa i risultati negativi, fatto così, basta niente per prendere poi vincere. Non riesco a capire, all'inizio del campionato era il primo tempo, era eccezionale, il secondo calava e si faceva rimontare, adesso parte male e riprende bene, ma allora dobbiamo secondo trovare equilibrio, scusa, analizzi tu che sei al di fuori, che ne puoi sapere, forse al di fuori guardi in un altro modo, ma uno che guarda, che si applica nell'allenamento, che fa tutto, fa determinate scelte e poi purtroppo non viene applicato quello che si è fatto durante la settimana. Scusa, ci sono molti motivi, io ti dico che è un momento, cioè vai a chiedere anche il giocatore, è un problema psicologico, sì, perché loro hanno voglia di fare, hanno voglia di mettersi in mostra, soprattutto, tutti quanti, c'è uno spogliatoio unito, scusa, perché allora vedi che nel primo tempo, cioè non fare qual è, e il secondo tempo riesce a giocare come sa far giocare Zeman? È successo Zeman. Il contrario. No. È successo il contrario. Nel primo tempo poco, nel secondo tempo di più. Però è questa, in effetti, questa è la squadra
Se Zeman ha schierato 13 formazioni diverse, ripeto 13, evidentemente lui non riesce a trovare ancora la... Non è il problema del giocatore che poi si mette paura perché il pubblico, questo non esiste, cioè il problema è secondo me è non si riesce a trovare equilibrio, non no? Solo la stessa partita, vediamo due partite, cioè quella di quella l'ultima è stato un primo tempo inguardabile, una ripresa a livelli a tratti eccezionali, quindi voglio dire, cioè ancora una squadra che tu non riesci a capire, ma prima non capirlo come farla progredire, credo che sia l'allenatore, perché è lui che sta gestendo questa cosa, non è che il tifoso lo sta gestendo, nemmeno tantomeno il giornalista. Il problema è che questa è la squadra, purtroppo, come hai detto tu giustamente, che poi è stata fatta con compromessi perché diversi giocatori non sono partiti, però adesso c'è una realtà che va gestita e chiaramente il tecnico ha i suoi problemi a farla. Io su questo non è che gli do una colpa, a me piuttosto Zeman, quello che mi sorprende soprattutto è quello che dice dopo o prima della partita, che so, Brugovar che gioca 100 palloni inutili, Brugovar e Benali che si passano la palla perché sono amici, l'ultima prima della partita di sabato, le migliori partite che ha visto sono state le due che abbiamo perso in casa, che sono state inguardabili. Dopodiché, cioè, tu non capisci perché tua. Dice la verità o dice qualcosa. Comunque. Oppure, analizzando l'ultima partita, è vero che secondo te il Pescara ha cambiato ritmo. Però non puoi dire che loro hanno segnato soltanto perché sono stati indecisi quelli del Pescara, i suoi giocatori. No, perché allora devi pure dire che i due gol del Pescara sono arrivati, uno in mischia e un altro su un errore del portiere difensore sul rilancio lungo. Sono cioè, sempre penne che punzecchiano. Comunque adesso tu mi stai a fare... Difendo Zeman, particolarmente... No, stiamo a scherzare, difendo particolarmente Zeman. Perché secondo me è talmente intelligente che lui ce l'ha, ha la quotidianità, cioè tutti i giorni vede determinati giocatori, sì. Ha dei problemi di scelta perché alcuni forse che sono suoi e le vuole far giocare di più, quelli altri che, cioè sicuramente nella mente sua ci sarà qualcosa e non riesce a fare una formazione e dire, appunto perché ha forse diversi ricambi, a dire questa è la formazione e vado avanti fino a un certo momento. Poi guarda caso si sono verificati anche diversi incidenti, quindi da quello che era ma per fortuna che arriva anche determinata cosa. Enrico, io ti dico che l'organico domanda per il presidente Marinelli tramite SMS. Buonasera a tutti, un saluto al presidente Marinelli, una domanda per lui: quanto crede un pronto ritorno in A del Pescara? Scrive Max da Cerratina. Io ci credo, cioè io sono uno positivo, cioè per me finché non si muore c'è vita, c'è voglia, c'è continuità, c'è voglia di fare e di emergere, no? Io sono sempre positivo, quindi fino all'ultimo io credo nel Pescara, ma ci credo fermamente, cioè perché vedo che i ragazzi hanno la voglia, hanno la determinazione, hanno la capacità di poter dare sempre di più, partita in partita, quindi si tratta di aspettare un po', poi... C'è Zeman, con destino Zeman, l'hanno definito quello che gli faceva, cioè che Pescara si è divertito con Zeman, perché abbiamo visto del calcio, cioè gente che non vedevano la Serie A per vedere la Serie B. Può darsi che da un momento all'altro un po' tutto si... cioè uno non è capace più di fare niente, cioè no, non mi dite questo che suo ottimismo, perché è molto più giovane di me, quindi c'ha una capacità mentale pazzesca, dai. Cioè, secondo me, però io non c'entro su tifoso, queste cose. Il tifoso, tu sei il principe. Ma il tifoso, io gli do ragione al tifoso. Però, ma come soffro doppia, io? Il viene tifoso da una doppia delusione. In silenzio. La delusione. Se uno vuole bene al Pescara, è inutile che vai a fare. Il calcio è bello perché si può dialogare al bar, tutti possono dire quelli che vogliono perché non c'è una controprova. Scusami, però secondo me il tifoso li dobbiamo abituare a essere consapevoli e capaci di dialogare e rendersi conto delle loro possibilità. Cioè non possiamo fare un salto. Poi basta vedere le altre squadre, dai, l'esempio del Benevento che avrà speso 4 volte di più quelle che abbiamo speso nel primo anno. Vabbè, vedi, non lo prendiamo come esempio il Benevento, ma anche le altre squadre, se cioè, noi andiamo a casa. Noi giochiamo, però Vincenzo, fammi noi dire una cosa. Giocavamo con 8 squadre che ci hanno 10 volte di potenza. Vincenzo, mi fai dire una cosa per favore, se no parli solo Nicola. Poi allora
secondo me il tifoso pescarese, e tu sei il primo dei tifosi, quindi lo puoi capire, viene da una doppia delusione, quella dell'anno scorso che è stata una cosa vergognosa. Adesso il Benevento ci sta superando, ma povero il Benevento. No, però fammi finire. L'altra delusione è che è arrivato Zeman e tutti si ricordavano la stagione di Zeman, la cavalcata trionfale. Però lì c'erano giocatori che qua non ce li sogniamo nemmeno: Immobile, Verratti, Insigne. Cioè tutta gente. Ma che era gente che non tutta, era nessuno. No, non era nessuno, era gente che si era preso lui. L'aveva fatti venire lui, aveva, vabbè, ti dico di sì perché quelli li conosceva, l'ha presi dal Foggia, Insigne l'ha presa dal Foggia, e aveva costruito una squadra, un orologio che poi, se ce lo ricordiamo, per i primi 3-4 mesi non aveva trovato il ritmo giusto, ha cominciato a giocare quel calcio lì. Giocava Togni al posto di Verratti, quindi... ha cominciato a giocare quel calcio lì da gennaio, ma anche prima, però giocava sicuramente meglio di questa squadra qua, non giocava la stessa forza. Poi è stata una cosa travolgente, quindi la delusione è che si aspettavano da Zeman un replay di quello di 3 anni fa, già in Serie A. No, in Serie B, dico, torna Zeman, ci sono tutti i presupposti per ripartire e ripartire alla grande. Siamo ripartiti un po' sotto misura, diciamo, ci aspettavamo qualcosa di più. Cioè, vedi, ci sono adesso, sono più aggressivi, se tu vai a vedere, evidentemente, cioè prima la Serie B era meno bella di quella di adesso. No, questa se è proprio è di una mediocrità. No, allora, ma se tu il fatto stesso che ci sono 4 punti per andare in retrocessione, adesso scusa, c'è un altro livello. Adesso nella Serie B devi correre, puoi fare quello che ti fa il gioco, però se tu non c'hai, cioè non corri, non c'è la preparazione atletica adeguata, arrivi sempre dopo sulla palla. Io non ne capisco, e forse questi discorsi li dovresti fare più con un tecnico. Io non sono un tecnico, perché dico che la... Francesco, che volevi dire? Che ha alzato... volevo dire che ci sono stati 3-4 messaggi che, come posso dire, non che non c'è correttezza e buona fede. No, io non li voglio commentare. Però se mi si scrive che il presidente non compra l'attaccante, mi sembra che quest'anno sono stati spesi 10. Un po' di soldi per Ganz. Ganz è stata la prima scelta. Quando è che fu acquistato Cocco, furono spesi pure soldi, che poi si rivelano acquisti non azzeccati, quello è un altro discorso, ma io se prendi il numero uno senza... E quindi che vuoi dire? Dico, anche Pettinari. Voglio dire che tante volte, subito dopo è arrivato un altro messaggio dicendo il Pescara, dice, qualcuno mi spiega perché il Crotone l'anno scorso si è salvato, quest'anno va bene, con una società inferiore al Pescara. Non credo che da lontano, io non mi sento in grado di dire se la società del Crotone è più solida o meno solida del Pescara. La storia mi dice che il Crotone ha una società solida. Non c'entra la solidità, perché appunto, vai a vedere Vigorita, che c'è la possibilità di spendere ancora, cioè in Serie A, e non è che ha fatto dei risultati. Cioè a Crotone un ambiente più, secondo me, il genere più unita, e quindi c'è un presidente che tutto sommato ha... L'anno scorso era la prima volta nella sua storia che vedeva Serie A. Ma è successo anche al Chievi, se tu vai a analizzare, dalla C è andato in A tutti quanti, vabbè, di passaggio, e poi sono 10 anni che sta rimanendo. Il primo anno è quello più difficile, quindi l'anno scorso la retrocessione ha fatto male un po' a tutti quanti, però se soprattutto c'era un progetto, perché ha rimontato il Crotone, perché c'era l'allenatore che aveva vinto un campionato alla grande, c'era una serie di cose, stati fatti degli sbagli, però tutti quanti sapete che nel calcio è bravo chi sbaglia meno, perché gli errori ci sono da tutte le parti, specie quando ti mancano, perché un anno fa non eravamo forse nelle condizioni, non erano nelle condizioni di adesso di andarsi a imbelagare con debiti. Quest'anno in sede di preparazione della stagione sono stati commessi degli errori, ora indipendentemente dal fatto di Zeman nel 13 formazioni, come giustamente ricordava Totò, della squadra, una volta gioca bene, una volta male, all'interno della stessa partita.
No, secondo me, insomma, appunto, si acquista non tutti magari quello che si può, però grossi errori non sono stati commessi, perché ci sono dei ragazzi interessanti, forse doveva venire Pessic, cioè doveva venire alcuni che poi hanno preferito chiaramente andare a giocare in Serie A, andare a giocare altrove, perché tu puoi valorizzare quelli del vivaio tu le cose, però quelli meglio di quelli del vivaio te li devi andare a prendere l'Atalanta o di quelli che hanno un settore giovanile molto più organizzato, no? E quindi è difficile andare, cioè dire Zeman non ha avuto tutto quello che voleva. È chiaro che si è fatto di tutto per accontentare il più possibile, almeno da quello che mi risulta, però sono un po' cose che dovresti chiedere al presidente o al direttore sportivo. Sono già passati 40 minuti, andiamo in pubblicità e poi ci collegheremo con l'Hotel Lec per un altro collegamento e parleremo anche dell'Under 21, a tra poco. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto! Sconti fino all'80% su materassi grandi marchi, Tempur, Simmons, Pirelli, Sealy. Materasso Memory, dispositivo medico, 195 euro. Materasso 800 molle indipendenti, dispositivo medico, 295 euro. Rete elettrica, due motori, 5 snodi, tutto legno, 395 euro. Letto imbottito, contenitore, da 390 euro. Consegna e ritiro usato compresi nel prezzo. Finanziamento 12 mesi, tasso zero. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli
Vanelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:45 minuti, entriamo in diretta con questo incontro tra Vincenzo Marinelli e alcuni rappresentanti della stampa. È ovvio che mancano tanti colleghi che in quel tempo seguivano il Pescara, oltre ai colleghi che seguono l'Under 21. Ma torniamo all'hotel EC di Città Sant'Angelo, dove c'è per noi Stefano Recanati, che ha portato ai nostri microfoni l'agente FIFA Donato Di Campli, vedo dal monitor. Buonasera Di Campli, buonasera a Stefano. Sì Enrico, torniamo qui dall'hotel di Città Sant'Angelo, sede del ritiro degli Azzurrini, Under 21 della Nazionale di Calcio Italiana, con Donato Di Campli che è venuto a fare visita a sue due nuovi calciatori che sono Orsolini e Favilli, calciatore dell'Atalanta e dell'Ascoli. Come li ha trovati questa visita formale? Diciamo? Buonasera dottor Rocchi, come sta? Bene, il saluto del presidente Marinelli in studio. Complimenti, sempre impeccabile il presidente. No, siamo venuti a salutare Riccardo e Andrea, sono nella nostra terra, era giusto che venissi a portargli un saluto, però anche se li sento quotidianamente. Come ha visto questo Pescara? E poi Enrico te lo lascio a voi allo studio per qualche domanda. Sì. Questo Pescara di Zeman di inizio stagione? Penso che sia sotto gli occhi di tutti che i risultati sono un po' altalenanti, ma credo che bisogna dar fiducia a questa squadra che ha già dimostrato di poter competere un po' con tutti quanti, quindi credo che siano anche eccessive le polemiche che si stanno facendo attorno a questa squadra. Ritengo che nelle prossime giornate possa uscire il vero valore del Pescara, che credo che sia alto e che possa dar fastidio alle prime della classe. Di Capri, invece per quanto riguarda questa nuova nazionale Under 21, Di Biagio diceva giustamente: la mia difficoltà è quella di schierare degli elementi che giocano poco nelle rispettive squadre. Non è il caso ovviamente di Orsolini e Favilli. Favilli gioca sempre, gioca in Serie B, però per quanto riguarda Orsolini è un po' diverso il discorso. Nell'Atalanta sta avendo poco minutaggio e questo credo che sia un male di questo calcio italiano, anche perché tra l'altro questa Under 21 è considerata da giocatori che vedremo ben presto in nazionale, perché ce ne sono alcuni di assoluto valore, parlo di Chiesa, Barella, lo stesso Favilli, Orsolini, sono credo coloro che saranno il ricambio per tanti giocatori che giocheranno, spero, il mondiale in Russia. E quali sono gli elementi invece che potrebbero ambire a questa nazionale Under 21? In Italia ce ne sono tanti, molti sono nella nazionale Under 20, i vari Cassata, te ne posso dire ancora altri, è un serbatoio importante quello che si sta nascendo in Italia, credo che c'è un ottimo ricambio per l'attuale nazionale. Ultima cosa si sente di dire a Vincenzo Marinelli, che ovviamente rappresenta il Pescara, rappresenta l'Under 21, rappresenta il calcio pescarese e abruzzese e nazionale ovviamente? Credo che dobbiamo essere tutti orgogliosi di avere una persona come Vincenzo che ci rappresenti, e l'orgoglio dell'Abruzzo credo che sia una persona splendida e bella che deve restare ancora per tanto tempo nell'ambito del calcio che conta. Ecco, allora c'è solo Antonio De Leonardis che vuol chiedere un qualcosa di Campli e poi vi lasciamo dall'hotel. Prego Antonio. Ciao Donato, buonasera.
Dato, ti vedo in gran forma anche se un po' ingrassato. Questo ciao Natale. Totò, buona. Deve correre. Senti, no, ti volevo chiedere questo. Ecco, tra i tuoi assistiti ci sono due giocatori, appunto li hai nominati, che sono forse in questo momento il fiore all'occhiello della tua scuderia, chiamiamola così, cioè Orsolini e Favilli. Ti volevo chiedere, c'è stato mai il momento in cui questi due hanno avuto un contatto col Pescara, cioè, durante la scorsa campagna acquisti o quella precedente? Sì, vabbè, è ovvio che c'è stato interesse del Pescara, però hanno due situazioni abbastanza complicate, sia Favilli che Orsolini, nel senso che sono di proprietà, erano proprietà dell'Ascoli, attualmente sono proprietà dell'Ascoli e tutte e due l'Ascoli giocano nello stesso campionato, quindi c'è una sorta di rispetto da parte della Juventus nei confronti dell'Ascoli, che non l'avrebbe ceduti a squadre di Serie B, quindi era impossibile che potessero arrivare a Pescara. Grazie. Allora ringraziamo Donato Di Campi, ringraziamo Stefano Recanati, chiudiamo qui il collegamento dall'hotel Lec di Città Sant'Angelo, grazie alla GT Fotovideo, buonasera a Stefano, buonasera Di Campi. Presidente Marinelli, intanto in questa struttura come vi siete trovati come nazionale? C'era stato già il Pescara sabato, la vigilia della partita con il Palermo. La direi benissimo, benissimo sotto tutti gli aspetti, quindi sia a livello cucina, anche se abbiamo un cuoco nostro, quindi poi sai benissimo che i giocatori mangiano le cose semplicissime e quindi non c'è molto da lavorare. E anche come struttura devo dire bene, poi a quattro passi da dove si fanno gli allenamenti, quindi anche appoggio degli ulivi, quindi Per quanto riguarda questo discorso sulle nazionali, molti presidenti si lamentano, molti allenatori si lamentano perché le società non vengono tutelate. Ad esempio il Pescara ha Ben Ali con la nazionale della Libia, Capone in Under 19 e Del Sole in Under 20. Lei da dirigente, che giudizio si è fatto? È vero che vengono penalizzate le squadre? Si può fare, si può cambiare qualcosa? Ma è difficile, sono state stabilite delle regole, quindi che i giocatori di non italiani che sono convocati per la loro nazione, quindi devono tornare a fare. Quindi secondo me forse dovrebbe far riflettere anche molti presidenti che deve valutare e vedere quali che possono essere probabili nazionali, no? Quindi ho visto quello che il Palermo ha detto, ha fatto in queste cose, si ha preso 12 giocatori che sono delle varie nazionali e quindi si finisce per creare un po' di confusione. È stato sempre così, quindi si cerca di essere uguali per tutti, quindi se ci sono che si fanno per convocare giusto un giocatore, se ci sono degli elementi si cerca di agevolare le società in tutti i modi, perché sono il proprietario del cartellino e il giocatore, però c'è la nazionale e le sue regole e quindi devono prendere il meglio che c'è, uno cerca di fare sempre di tutelare un po' tutti, no? Ma le regole vanno studiate a monte, cioè ecco, dalla a proposito FIFA, dalla UEFA. Di Under 21, poi ridò la linea ai colleghi, lei ha avuto tanti allenatori, Cesare Maldini, Gentile, Tardelli, Mangia... Tutto di più. Tutti di più. È rimasto legato a qualcuno in particolare, non mi dica adesso a tutti, perché è vero che è rimasto in buoni rapporti, però c'è qualcuno che... È stato un po' il suo pupillo. Io sono molto sincero, io sono rimasto legato a tutto perché ci sono stati dei rapporti, nessun screzio, nessuna cosa. Abbiamo vinto anche parecchio, quindi abbiamo partecipato un po', quindi abbiamo fatto anche delle Olimpiadi, guarda caso non lo facciamo da qualche anno, però l'abbiamo sempre fatto con i vari allenatori, no? La cosa che così, spero mi stia a sentire, voglio dire, cioè non ho molti rapporti con Claudio che ci volevamo bene, perché io avevo promesso che nel momento in cui avessi Gentile, sì, con Claudio Gentile, me ne sarei andato. Non ha avuto più occasione di chiarirsi con lui. Sì, ci siamo chiariti lei, però è rimasto un po' così. Non lo sento più perché gli altri li sento un po'... Anche Ciro Ferrara, mi ero dimenticato. Con Ciro un rapporto pazzesco, lo sento quasi ogni settimana, con Marco Tardelli, anche con lo stesso Mangia, mi ha telefonato l'altro giorno, un po' con tutti. Quindi, perché ho apprezzato sempre il loro lavoro, la loro voglia, la loro determinazione, perché sapevano un po' che l'Under 21 è una nazionale importante, un po'. E dei giocatori invece? Sia i giocatori che gli allenatori, no? Gli dà delle possibilità. Dei giocatori invece? Chi è il suo? I giocatori sono tanti, guardi, voglio bene a tutti quanti perché sono stati sempre con me e devo dire
che ci fosse stato uno screzio o un qualcosa, anzi molte volte noi devi, mi tocca fare sempre i complimenti, quindi non gli puoi rimproverare niente né a livello tattico, che non è da me dirlo, però sotto l'aspetto dell'impegno e soprattutto dell'educazione, perché la prima cosa si devono, non si devono mai scordare che differisce tra la squadra di club e la nazionale, che loro hanno la maglia tricolore, hanno la maglia della nazionale, e quando c'è l'inno devono avere delle emozioni che non lo puoi avere quotidianamente. Non gliene chiedo uno solo, ma tre ai quali è più legato, e i tre, come possiamo dire, più bravi, no, tre che... No, ne so. È facile, i tre più bravi sono gli ultimi. Buffon, quelli... Pirlo... Qui parliamo di colonne. Ho capito, appunto. Cioè io c'ho tutto di più, quindi tutti quanti sono nel cuore. Cioè tutto, oggi Lores Boni mi ha telefonato, che devo andare a vedere la Svezia-Italia. Penso un po', c'era un tuo collega di... mi ha telefonato un po'. Sono rimasto con in buoni rapporti con tutti, ci messaggiamo spesso, ci facciamo gli auguri. E la cosa più bella è rincontrarle. Quindi mi è piaciuto un po' questi anni, anni che abbiamo vissuto in Serie A, perché la maggior parte sono in nazionale con la Serie A, e quindi è una cosa commovente quando vado lì a salutarle, perché tutti quanti hanno, abbiamo un ricordo, perché io sono stato un po'... Però Insigne, Immobile e Verratti, che hanno indossato la maglia bianca-azzurra, ha un rapporto diverso anche. Sì, vabbè, quelli col Pescara lo stesso, cioè ho avuto... con quelli di Pescara tu vivi la quotidianità, questi vengono qualche volta tre giorni, qualche volta una settimana, quindi è, e quindi non capita spesso contattarli. Con quelli del Pescara hai avuto quasi la quotidianità, quindi hai vissuto, molti di loro sono rimasti anche a Pescara, quindi vivono a Pescara, puoi immaginare, perché basta pensare 29 anni nel Pescara, poi 86 fino a due, quando erano altri 30 con la nazionale, Vabbè, immaginate un po' quanti anni ho. Abbiamo fatto il conto quando prima ha detto che a 25 anni già si occupava del Pescara. A 26 anni ero vicepresidente. Nicola, qual era il difetto di Vincenzo Marinelli? Altrimenti parliamo solo dei pregi, è troppo semplice, no? No, innanzitutto tra noi, io parlo non solo per quello che mi riguarda personalmente, c'è stato sempre un grande rispetto in tutte le cose. Potevamo non essere d'accordo su alcune scelte, ma ognuno doveva fare il suo mestiere, lui il presidente e noi i giornalisti. Un difetto? Secondo me un difetto che ha ancora adesso è quello di essere amico di tutti, nel senso che questo è un Marinelli ecumenico, io lo stimo per questo. Però quando ti parla in questo modo, col cuore in mano, di tutti i giocatori che ha avuto, eccetera, io sicuramente so che qualcuno proprio non l'ho amato, secondo me. Però prima ci ha parlato di Gentile. Quindi... Non è vero, io sono spontaneo e poi non è che mi... Vabbè, ma non è questo assolutamente un discorso. L'importante è che c'è sempre stato del rispetto tra noi. Ma soprattutto, secondo me, tra persone per bene, persone educate, la prima cosa... colloquiare, cioè io adesso quello che rimprovero ai ragazzi molte volte, perché non ho più la possibilità di parlare come lo facevo prima, cioè adesso con questi cavoli di chattamenti, di telefonini è diventata una cosa impossibile. Io dico che loro hanno un'età meravigliosa, un'età a 20 anni dove si fanno le amicizie, si coltivano le amicizie, ma si parla non solo di calcio ma anche di altre cose. Per fare questo non lo puoi fare chattando, cioè prima ci sedevamo al tavolo, prendevamo virtuali. Il caffè, facevamo la partita, ci guardavamo negli occhi, no, e quindi ognuno esprimeva le sue idee e ognuno faceva delle considerazioni e conosceva profondamente una persona. Adesso purtroppo se ne scappano tutti in camera e dico, ma scusa, quando parliamo? Solo nelle riunioni, cioè prepartito quello che è. Secondo me certi colloqui, ma questo vale anche per la politica. Io penso che oltre per il calcio, perché è una cosa bella, un'aggregazione che si dovrebbe fare con più facilità, con più di calcio, ma anche nelle altre cose, è diventato tutto più anche direi un po' cattivo, se mi permette, cioè, più diffidente. Ci sta dando una lezione di vita, ci sta dando una lezione di vita che noi accettiamo. Viene da lui, quindi. Beh, vabbè, con l'età che ho, ma appunto. Però quello che voglio dire. Io... scusami, Vince, quando parlava di regole, queste regole ci sono sempre state sulle nazionali. Mi meraviglio che gente come Sarri e come altri allenatori continuano a lamentarsi. Non ci dimentichiamo che 3 anni fa noi siamo andati a fare
i playoff a sì. Bologna con il caso Bjarnason, sì. No? Sì. Che fece scadere. Sì. Se le regole sono quelle, bisogna rispettarle. Uno prima. Posso dire una cosa? Il Palermo, c'è cioè il caso del Palermo, che è riuscito ad avere dalla Macedonia il permesso di non convocare Nestorovski e Trajkovski, cioè è successo adesso, quindi loro sono, saranno disponibili perché, voglio dire, penso che sia anche dei rapporti alla fine, tanto dei rapporti anche con la Fidenzaggio, si sa dall'inizio, quando tu prendi i nazionali, no? O under 19, under 20, under 21, già sai quello che ti aspetta, non ti puoi lamentare dopo, nel senso che oppure devi cercare non puoi di trovare un modo continuamente nel momento in cui che è convocato, che lo deve far giocare un tempo, che lo deve far giocare qua, ecco, a quella. Proposito, cioè, anche ci dovrebbe essere una regola, la regola ferrea. Io ringrazio tutti gli allenatori perché non siamo mai, non abbiamo mai accettato, non hanno mai accettato di delle raccomandazioni. Parliamo, ecco, vorrei andare da Andrea Costantini perché anche il Bari, prossimo avversario del Pescara, ha due convocati in nazionale. Com'è la situazione? Perché Benali potrebbe, parlo del Pescara, Benali dalla nazionale libica potrebbe tornare sabato. Andrea, sbaglio, sì, o no? Ricordiamo che Benali è convocato per la gara Tunisia-Libia per le qualificazioni al mondiale, chiaramente per la sezione africana. La partita si gioca alle 12:30 di sabato, quindi Benali potrebbe tornare in tempo utile per essere convocato e quindi a disposizione di Zeman. La scelta sarà di Zeman, se lo dovesse convocare il Pescara è pronto a ricevere, si è organizzato per riuscire a recuperare Benali e portarlo dunque allo stadio San Nicola di Bari. Per quanto riguarda il Bari ci sono due convocati, uno è l'ex biancazzurro Norbert Gjomber, che è convocato con la nazionale slovacca, giocherà a Leopoli in Ucraina contro l'Ucraina un test amichevole, però poi tornerà subito e sarà a disposizione del tecnico Fabio Grosso perché ha ottenuto dalla federazione slovacca il placet per non partecipare all'amichevole che la Slovacchia giocherà con la Norvegia il prossimo 14 novembre. Dunque Gjomber ci sarà, mentre Capradossi, che è convocato con la nazionale under 21, giocherà l'amichevole di Frosinone contro la Russia e quindi Capradossi non sarà a disposizione. Chiudo dicendo che sono da valutare nel Bari le condizioni intanto di Marrone, che si è fatto male a Salerno, per lui distorsione alla caviglia destra, e poi da valutare anche le condizioni di Bascia e Delia, ma Marrone molto difficilmente ci sarà. A te. Grazie Andrea. Una volta il Pescara aveva diversi rappresentanti nell'under 21, attualmente non ce ne sono, ricordo un anno addirittura tra Capuano, Insigne, Immobile, Politano, un periodo di Politano, ce n'erano tantissimi, ora invece sono soltanto Capone e Delzone convocati in nazionale under 20 e under 19. Come mai questo regresso di convocazioni? Non ci sono altri convocabili, perché non hanno giocato, perché tieni presente che ogni domenica, ogni sabato, quando gioca sia la Calà, ci sono gli osservatori che vanno a vedere tutti, chiaramente man mano restringono un po' le schede, no? Sì. Quindi quelle del Pescara se ne sono da Cappelluzzi, ce ne sono tanti, però se non li fai giocare al club e ci sono degli altri che nei loro club giocano, chiaramente il tecnico preferisce convocare quello che gioca di più, ha più gambe, ha più partite fatte, quindi c'è tutta una serie di cose. Ma io penso che già Del Sole, che io stimo, e penso che sia un ragazzo molto molto voglioso, devo dire, molto capace di poter raggiungere determinati traguardi. Dalla 19 è passata alla 20, se lui ha una continuità col Pescara sicuramente passerà alla 21. Poi Capone, poi sì. Ce ne sono gli altri che devono avere anche una certa, non dico, cioè devono giocare quasi sempre. Anche Carraro era nel giro dell'Under 20. Ce ne sono una decina, sì. A Pescara che è sotto osservazione. E anche sabato c'era l'allenatore in secondo, quindi a vedere tutta la partita. Presidente, Di Biagio, CT della Nazionale, ha giocato molti anni insieme a Zeman. Sono diversi però nel modo di concepire il calcio.
Devo dire, adesso si sfottano troppo, è difficile capirlo, guarda, vi devo dire, io che ci vado a cena, sono andato a cena 2 o 3 volte insieme, sono la fine del mondo, perché so che Di Biagio lo stima moltissimo, che deve tutto a lui, perché lo considera uno a un certo livello, e non solo lui, ma lo stesso Giovanni lì al Foggia, Stroppa, insomma, sì. Tanti altri che hanno giocato con lui, l'allena quello che c'avevamo di secondo noi, fino alla, cioè lo stimano tutti quanti e hanno un riferimento in lui, no? Però molte cose cioè adesso non riescono a concepire, capito? Si scherzano tra di loro, quindi... Ecco, conoscendolo più a fondo Zeman, vivendoci giorno per giorno nell'ultimo anno e mezzo, giorno per giorno no, insomma, diciamo quasi quotidianamente, qualche volta a cena quasi quotidianamente, dove dice io lavoro quasi quotidianamente. È un allenatore che ha ancora Enrico, tanta voglia. Sì. Pareggio del Perugia, Cerri su calcio di rigore. A te. Cerri. Ha ancora tante motivazioni, tanta voglia, Zema, sì, perché qualcuno dice. Secondo me, uno a quel livello, siccome lui è troppo intelligente, dico, se non avesse più quella voglia, quella grinta e quella convinzione di poter fare ancora bene, di lasciare una certa immagine, secondo me potrebbe benissimo tornare a casa. No, quindi ha tanta voglia e ha una certa età, è stressante pure mandare avanti una cosa, perché uno cioè, non si rende conto il lavoro sul campo, ma anche la preparazione alla partita, lo stress della partita è tutto di più. Poi non ci dimentichiamo che forse è l'unico allenatore che ha dallo staff 4 persone, gli altri sono 10-15. Non so, quello fa il tecnico. È rimasto come una volta, no? È rimasto ancora alla vecchia maniera, no? Quindi c'è un preparatore atletico, c'è un secondo e c'è un altro preparatore che per gli infortunati. Siete dello stesso avviso voi? Lo trovate ancora pieno di motivazioni, Nicola, Antonio? Io credo di sì. Per accettare una sfida del genere devi avere delle motivazioni, altrimenti stai veramente a casa e lui se lo può permettere. Secondo me lui ama questa professione. Piace da morire, si vede da come si rapporta con i giocatori, da come i giocatori che ha avuto in tanti anni parlano ancora oggi di lui. Ossia, ma come sono convinta anche attualmente, nonostante le fatiche che hanno fatto durante il ritiro e le cose, che sono tutti convinti che possono avere una svolta, che possono avere quei sacrifici che vanno a fare, che possa avere una continuità molto positiva con Zeman. Quindi lui riesce anche a trasmettere, secondo me, la voglia di fare. Lui vuole cerca di dare anche questa immagine ai giocatori, vuole lasciare dei ricordi, vuole dire che una determinata cosa è riuscita a modificare magari il giocatore da destra a sinistra o quant'altro. E vedo anche Verratti, insomma, che ha dato un ruolo che poi si è verificato. Antonio, ti convince questo pensiero. Quindi, del presidente, perché ti vedo non so un po' se riesco dubbioso. Se riesco a spiegare, quindi non, io tutte queste non è di circostanze, non le ho, scusate. Antonio non ce l'ha queste certezze. No, ma non per sé, ma proprio come sono fatto io, tutte queste per me, cioè queste certezze su quello che può pensare, se può avere qualcuno che io non conosco, non lo so, voglio dire, ma vince. Perdonami, ma è un problema suo, voglio dire, io posso solo vedere quello che succede la domenica e durante la settimana, per il resto non è uno sport amatoriale, è uno sport che uno fa da professionista, anche ben pagato, giustamente, voglio dire, non è questione di motivazioni, cioè è un discorso che oramai nel mondo cosa, non esiste più, questo delle motivazioni, delle cose, dipende da come la vede lui e come la gestisce, cioè è una cosa da verificare giorno per giorno, questo vale per Zema, vale per Ventura, vale per tutti quanti, voglio dire, sotto questo aspetto, non me ne vogliate, se no, io penso, no, ma per in questo Dio, modo, è certo cioè, che sono tu, abbastanza cioè, scettico quello che vede, non è su giusto tutto, che tutti quanti su tutto diciamo in generale, cosa, cioè, perché è chiaro. Guai se è chiaro che va. Noi qui abbiamo solo il dovere, direi, di dire quello che pensiamo su quello che vediamo e conosciamo, voglio dire, per il resto non ci sto. Bene, allora, ultimo stacco pubblicitario e poi l'ultimo quarto d'ora di trasmissione per parlare del Bari, di Fabio Grosso, un altro tecnico che conosciamo molto bene. A tra poco.
Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro a Montesilvano svuota tutto. Sconti fino all'80% su biancheria grandi marchi, Borbonese, Blue Marine, Liu Zhou, Bellora, Fazzini, Down & Step, piumino naturale da 89 euro, copri piumino da 24,90 euro, trapunte da 39,90 euro, accappatoi spugna da 14,90 euro. Affrettati, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. 085 44 58 973. Da giovedì 5 ottobre, Notti d'Oro conviene. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:13 minuti, rientriamo in diretta dalla regia. Andrea Costantini, novità dal posticipo? Non ve ne sono, sempre 1-1. Cerri sul rigore ha risposto ad Ardemagni, dunque si va verso la parità quando siamo al 38esimo minuto del secondo tempo. Peraltro, Enrico, ricordiamo che per la prossima partita di Bari sul fronte Pescara sono da valutare le condizioni di Koulibaly, ancora le prese con problemi al ginocchio, di Proietti che comunque si sta avvicinando al rientro, mancherà Andrea Coda che era in diffida e dunque sarà squalificato per la gara del San Nicola. Bene, e avremo di fronte Fabio Grosso, un pescarese che si è affermato sulla panchina delle giovanili della Juventus. Non è stato mai nel mirino dell'Under 21, Grosso, presidente? No, devo dire, almeno quando sono stato io, no. E sta facendo un buon con lavoro. Fabio sta facendo, sì, un bravo ragazzo, un ragazzo che si è molto serio, applicato molto bene. L'ho conosciuto anche in occasione lì perché è molto amico di Ciro Ferrara, quindi a Torino è un ragazzo bravo. Quindi Bari che in casa ha vinto 6 volte, ha subito una sconfitta. Che avversario è? Con Galano che addirittura è il miglior marcatore rapportando i minuti giocati e i gol realizzati, 9 gol in 8 partite. Antonio,
Ma sì, sicuramente come si pensava alla vigilia, il Bari è una delle squadre accreditate per il salto di categoria. L'unica controindicazione è che sono diversi anni che viene indicata come favorita, però poi non arriva mai. Però quest'anno in effetti... Anche lì ci sono state vicende societarie, sì, dopo, esatto, i Matarrese. Sono stati vari stravolgimenti e via dicendo. Però credo che Fabio Grosso stia facendo un ottimo lavoro. Lui ha la gavetta alla primavera della Juve, sicuramente gli è servita. La personalità, un giocatore, un ragazzo di grande intelligenza, non a caso ha fatto quella carriera partendo dai dilettanti, tra l'altro, e arrivando a diventare campione del mondo. In effetti nell'Under 21 non c'è mai stata, perché all'epoca nessuno si era accorto di lui, giocava con la Curi nei campionati sul campo in terra battuta dell'antistadio. Quindi io mi aspetto comunque un Bari che in linea di massima, insomma, è in grado di recitare un ruolo di primo piano. Certo, il campionato è particolare, come accennava pure Francesco prima, 10 punti dopo 13 partite, 10 punti tra la prima e l'ultima, non solo, l'unica squadra che ha vinto 3 partite di fila è stata il Carpi all'inizio della stagione, 3 vittorie consecutive per 1-0, poi oltre le 2 vittorie di fila non le ha fatte nessuno. La classifica è quella, quasi ogni settimana cambia la prima di classifica, prima era il Palermo, prima ancora l'Empoli, prima ancora il Venezia, adesso di nuovo il Frosinone. Insomma, è un campionato ancora tutto da scoprire. Non so se il livello sia basso oppure se c'è soprattutto tantissimo equilibrio, questo è certo. Però tra le squadre che hanno maggiore qualità, credo indubbiamente che Frosinone, Palermo, Empoli e Bari sono quelle che hanno qualcosa in più. Dal Frosinone 23 al Parma 20, sì, 8 sì. Squadre in 3 punti. 10 punti tra la prima e l'ultima. Sì, tra la prima e l'ultima. Lo stesso Pescara, 3 punti dai playoff. Dai 16 del Brescia, il Cesena, ultimo in soli 3 punti. Nicola, una partita. Non è mai successo. Esatto, questo rende tutto più difficile. Poi se il livello è più alto o più basso, però potrebbe essere pure più facile perché hai molto di rimontare. Nicola, però per ogni partita dipende sempre dal Pescara, oppure? Beh, soprattutto dal Pescara, perché il Pescara, se gioca come sa giocare, credo che possa vincere con qualunque avversario. Possa vincere. Poi può anche perderla con l'ultima in questo momento. Anche questo esagerato. Io faccio gli estremi. Scusa, torniamo al tempo del tempo. Del tempo il messaggero. Diciamo, di guerra. Però voglio dire, questa è una classifica che non si è mai vista. 10 punti. No, mai. 10 punti, 20 squadre. 13 partite. 13 sembra una giostra, sembra una specie di palle di tutto, Siena. Tra l'altro, ripeto, aggiungo che Pescara ha giocato con 13 formazioni diverse. Per cui Presidente Larinelli, un assestamento. Ma tutti si chiedono, ma qual è l'obiettivo quest'anno del Pescara? Un campionato importante per divertirsi e basta? Andare in Serie A. Andare lo in sanno Serie A. E sono convinto. Loro. Lo sai per certo? No, lo sanno, i ragazzi lo sanno e sono convinti, perché non è che si dicono le cose a caso. C'è un livellamento, ogni partita è una storia a sé, te lo dico. Quindi hai la possibilità, vedi un po' anche tutti i risultati delle altre squadre, di vincere con la prima, di fare quella... Cioè basta, vai a analizzare le prime 3 o 4 partite, finiva, non so, 10 minuti prima, stava prima in classifica, no? 3-0 hai fatti gol, non è che non avevamo fatti gol. Dice così, rimbiangono. Però vai a Salerno, vinci 2-0, stai a vincere in casa e poi vai a pareggiare tutte e tre le partite. Quindi lei è un positivo, ma perché ha fiducia? Ma positivo perché io credo nelle persone, cioè non pensi che le persone nel momento in cui parlano nello spogliatoio sono convinti e cioè ti dicono delle cazzate, scusa l'espressione. Quindi io sono convinto, sono un positivo per tutto e mi dispiace che adesso in Italia sia più pessimista che positivo. Quindi non lo so, qua criticano, parliamo a livello politico, tutto vogliono cambiare, tutto vogliono fare, gli altri sono tutti coglioni, dopodiché vai a votare ci va soltanto il 50% delle persone. Ma 36. Dove sta quelle che credono? Ma perché non andate a votare, scegliete qualcosa di, oppure mettetevi avanti, cioè esponetevi, no? È bello criticare, no? Presidente, dall'alto della sua esperienza, questa discontinuità del Pescara è dovuta al fatto che, diciamo, che è una squadra nuova nel rapporto soprattutto con l'allenatore, oppure è dovuta a quello che Zeman
chiede, perché sembra facile quello che chiede Zeman, ma credo che tanto facile non sia. Ma quello che chiede lo provano, non è che poi lui parla tanto, forse quello che... Sì, anche vero. Lui parla poco, magari con i ragazzi si dovrebbe parlare di più, cioè lui è convinto che determinate cose va fatte sul campo, applicate sul campo, e ognuno deve essere intelligente di fare un po' quello che vuole lui, e molte volte nel calcio non si avvera, perché magari la palla anziché andare avanti a darla al compagno tuo la tocca uno con i piedi, cioè è tutta una cosa, ogni partita è una storia a sé per ogni, quindi molte volte non riesci ad applicare, specie con i giovani dico, applicare quelle che tu fai durante la settimana, quindi questi alti e bassi ci può stare, però ricordatevi una cosa, che alla lunga, cioè, vedrete che da gennaio è un altro campionato. Cioè tutto questi che abbiamo da Cappelluzzi, ce ne sono diversi che hanno la possibilità, in qualsiasi altra squadra potrebbero giocare, che hanno la possibilità di giocare, vedrete quando valgono in quel momento. Ganz come sta vivendo questo momento? Qualcuno. Prego? Ganz come sta vivendo questo momento? Beh, uno determinante come doveva essere lui, all'inizio ha avuto qualche problema, secondo me un ragazzo che ha voglia di fare, che ha voglia di emergere, che ha voglia di giocare, poi purtroppo io non la voglio interrompere, ma è giusto secondo lei? Io sono uno di quelli che prima dice viva Zeman e poi magari lo critico, perché credo che anche se per te va bene una persona, ma se va criticato, secondo me va criticato. Poi dici, ma per l'amore di Dio, bene, ma certo. Le sembra giusto che a Ganz ancora non sia data un'opportunità? L'opportunità non è 5 minuti, ma o penso, un quarto d'ora. Penso che l'abbia detto che verrà anche il suo momento, però tieni presente che Ganz dovrebbe giocare al posto di Pettinari, quindi il centravanti che ha fatto 8 gol fino adesso le cose, cioè non farebbe piacere nemmeno quello che già i gol le ha fatto, no, se non giocasse. Quindi lui avrà i suoi problemi, i suoi pensieri. Poi ogni allenatore, ve lo dicevo prima a microfono spento, alle loro fisime, e se fanno delle scelte non li possiamo criticare noi che non viviamo la quotidianità. Lui guarda, vede i movimenti dell'uno e dell'altro, nel momento in cui fa la formazione sicuramente non la fa a sfavore suo, no? Quindi pensa di mettere in campo quello più idoneo, quello più voglioso in quel momento, quello con una preparazione a splendida, con una corsa, sì. Anche in base anche per chi vince e per chi perde, certo, anche, ci in base sta alla, anche in base all'avversario, quindi Presidente, se dovesse così dirigere una società di calcio come ai vecchi tempi, ancora, chi prenderebbe come allenatore tra Galeone, Oddo e Zeman? No, gli ultimi che hanno vinto a Pescara, faccio i nomi di quelli che hanno vinto a Pescara. Che ho detto prima, che io non sono per i ritorni, quindi non solito non lo sa. L'ho detto prima, mi devo al microfono, ma perché io stimo tutte e tre, io li stimo per l'amore di Dio, però nel momento in cui c'è qualche problema che secondo me non quadra. Quindi è meglio, capito, hai avuto l'esperienza, lui l'ha avuto, ma sia per me che per l'allenatore. Io ho le mie mentalità, le mie cose, su alcuni che tu conosci la quotidianità, e quindi sono tutti bravi quelli, per l'amore di Dio. Insomma, riprenderebbe il vecchio Tommo Rosati, Giovanni lo riprenderebbe, sì. Fra Oddo tu sai che io ho un rapporto, figurati un po', Massimo, Zeman, cioè anche se con lui non è che discuti molto, è bravo, perché lui con lo sguardo è facile gestire con lo sguardo dice tutto, capito? Come società è facile gestire Zeman? Lo dovresti chiedere a Daniele, dai. Quindi io non è che non ho... però non è un esigente, diciamo. Io parlo sul mercato. Ma no, io penso che lui si faccia sentire un po' che vuole determinate cose, che però si immedesima, cioè sa quello che può essere, quello che può spendere una società, quindi non è quello che vuole a tutti i costi delle cose impossibili o delle cose magari non all'altezza della società per problemi economici. Quindi... Allora, un'ultima domanda da parte dei colleghi, che ovviamente di Marinelli sanno tutto perché l'hanno conosciuto nelle varie vesti, Francesco e Nicola Antonio, soprattutto Nicola Antonio, ci hanno lavorato insieme per tanti anni, hanno vissuto epoche
storiche che sono indelebili nella nostra carriera e nella carriera anche di questi presidenti. Antonio, allora iniziamo da te. Una cosa che vorresti chiedere a Marinelli, che è rimasto sempre uguale anche fisicamente. Ma guardi, io intanto sono con Nelson stasera, che di solito sono il veterano, però questa sera posso dire che io ho cominciato a seguire il Pescara come giornalista con lui in società, quindi insomma prima seguivo il basket, per dire, quindi stiamo parlando degli anni prima metà degli anni 70. No, una cosa che io già gli ho detto prima, secondo me una questo lo dico anche dal punto di vista storico, una chiave della storia del Pescara è stato quel passaggio con la promozione in A con Galeone, con una società fatta, con una squadra tutta di proprietà, tutti di giovani di ottimo talento, che però è stata poi lasciata da Marinelli, e questa è una cosa che gli rimprovero, voglio dire, perché se lo rifarebbe oggi, dopo 30 anni dopo. Sì, la delusione fu tanto, perché mi era stato promesso una volta in A che potevamo fare degli investimenti, tant'è che poi ha fatto Panfilo, no, il presidente, in quell'ultimo periodo, no, tu sai. Insomma, lo rifarebbe o no quel passaggio? Col senno di poi. Ma rimpianto sicuramente, quando uno viene fuori, cioè nel momento in cui raggiungi un obiettivo. Enrico, finale a Perugia 1-1. Non hai più gli assilli economici, perché tutto sommato c'era tutto il mutuo federale, però Filippo si trovava per un certo periodo un po' demoralizzato e tutto. Io e Filippo siamo stati quelli determinanti, perché Panfilo mi ricordo che non voleva cedere assolutamente il Pescara, quindi. Attilio non mi ricordo, però anche lui era un po' d'accordo sai, alla fine, cioè, erano passati tanti anni, cioè 28 anni, 29 anni, quindi a un certo eravate momento anche un po' stanchi, continuare a cose, eravamo partiti in tanti, eravamo rimasti in quattro, e quindi sicuramente la città si aspettava tanto da noi, soprattutto forse da Filippo, che era quello più bersagliato, e quindi abbiamo deciso, basta, no, sì, ma no, devo dire, non è finito, a me è dispiaciuto, meno male che allora ero vicepresidente di Lega, ti ricordi che c'era, sì, Matarrese è diventato il presidente federale e mi ha dato tutte le nazionali, per fortuna, perché è rimasto praticamente, cioè, se no i primi anni sarebbe stato. Nicola, fine del tra mondo. I tanti anni vissuti con il Tempo e poi alla Rai, quindi tantissime interviste, c'è qualcosa che ti ricordi in particolare della gestione Marinelli, più col quotidiano Il Tempo, forse perché poi in Rai lui stava in Under 21. No, cose particolari no, perché lui quando si era a cena era un amicone, è un amicone, poi però quando faceva il presidente riassumeva il suo ruolo normale e noi dovevamo fare i giornalisti. Però c'è stato, ripeto, come prima ho detto, un grande rispetto. Invece una cosa che volevo chiedere a Vincenzo, si è parlato di questo grande rimpianto, di non aver sfruttato questa possibilità di fare una squadra, una grande squadra in quel momento, forse meritava Pescara, con Galeone, con tutto l'entusiasmo che si era ricreato. Sì, ma la più bella soddisfazione nella tua lunghissima avventura nel calcio. Ne avevamo avuto anche delle altre promozioni, insomma, prima sì, di no, Galeone, ma una in particolare. Però quando ti accorgi che nel momento che una città che eravamo in tanti, poi eravamo rimasti in pochi. No, cioè, ma ho capito, questo concetto l'ho capito. Cioè, non ti poteva, quindi è anche se grande. C'hai rimpianti, però ti fai un esame di coscienza e di siccome non ho la possibilità di rimettere, perché allora erano perdite sec senza fine di lucro, di rimettere X all'anno, non avevamo ancora voglia di fare debiti, quindi no, per ma fortuna, Nicola, qual è il momento più bello della sua carriera? Uno, ce ne sarà stato. Sono stati tanti, dai, tanti, momenti belli. Uno. Devo dire che questo anche quello è un momento particolare. Uno è le ultime promozioni o le prime, dai, vedi un po', sono state tutte belle. Per me, i tuoi momenti belli non te li sei goduti mai, perché questo l'ho già citato. Sì.
ma anche la promozione della Cera B con Tom Rosati. Dopo Caserti sei dimesso negli spogliatoi da presidente. Sì, mi sono dimesso perché ho goduto il trionfo. Ho capito che non potevo da solo mandare avanti una cosa, perché l'ideale nel momento in cui hai in mano una società che devi anche assecondare tutti gli altri che sono nel consiglio, che poi non condivide, è difficile, no? E quindi trovare quelle soddisfazioni che cerchi tu. Sì, ci sono state nel momento in cui abbiamo vinto, però dopo era sempre una battaglia. Guarda Bologna, dopo che abbiamo fatto la promozione col Bologna, una nottata fino alle 5 della mattina, e hanno fatto un presidio. Adesso non rievocavo anche delle cose, magari scriviamo un libro io e te e diremo tutto, dai. Oggi o quando era presidente lei? Beh, allora c'è un'altra cosa. Oggi sono società per azione, no? Ci sono gli azionisti, è tutta un'altra cosa. Allora era senza fine di lucro, quindi c'era più stima tra presidenti, c'era più passione. C'era più passione, c'era più voglia. Basta guardare che i grossi club adesso non mano ai cinesi oppure le altre società. Ecco, scusa, la Roma, la Juve è la cosa. Quindi era molto più credibile tutto. Adesso secondo me mi sembra un po'. Cioè non riescono a fare un presidente di serie della Lega di Serie A, non riescono a fare di Serie B, ma secondo voi invece prima c'era un rappresentante che coinvolgeva tutti quanti. Nicola Marini tra vuol sapere che pensa. Prima o poi cinesi. Arriverà anche straniero, cioè il presidente anche della Pescara. Può darsi, cioè ci sarà, perché purtroppo si arriva un momento che tu non puoi. Cioè non puoi soddisfare più la piazza e nessuno ha voglia di quando sa che ha delle possibilità, se fa bene, di essere acclamato, però con le forze finanziarie, altrimenti uno non può andare avanti prendendo insulti, no? Presidente, per chiudere, allora lo vede sicuramente ogni giorno, cosa si sente di dire al presidente Daniele Sebastiani dopo tutto quello che sta accadendo, dopo le esperienze vissute, perché anche lui. Adesso mi diranno che sono quelli che siete, che sono molto vicino, quindi che siamo amici, che voglio bene, la verità. Che lo stimo moltissimo, perché è quello che, no, a lui cosa che mi di ha dire? Riportato al campo, perché io non andavo al campo da un sacco di tempo e guarda caso mi hai coinvolto più forse di prima di quando ero nella società o quando ero presidente. Quindi io sono stato vicino in qualsiasi momento e lui, devo dire, che è stato capace appunto di riportarmi. Di credere ancora una volta alla società Pescara, soprattutto di voler bene all'Abruzzo, riferendomi un po' alle nazionali, tutto quello, perché quando posso fare qualcosa, nonostante i rimproveri che faccio ai tifosi, dico che lo faccio con una volontà, con una voglia, proprio me lo dice il cuore, che per me siamo la regione, molti non ci credono perché specie giovani dicono che a Pescara non ci stanno bene, che se ne vogliono andare, io dico che siamo in una regione che gli abruzzesi sono veramente gentili e abbiamo degli elogi, delle cose da qualsiasi parte, sia in Italia che in Europa. La cosa che ti fa piacere, io sono uno di quelli che sono innamorato. Che ama la propria terra. Sono innamoratissimo di Pescara. Allora, ricordiamo l'appuntamento di giovedì, l'amichevole tra la Nazionale Under 21 e il Pescara allo Stadio Adriatico, giovedì alle ore 15, e poi l'impegno della Nazionale il 14 novembre con la Russia a Frosinone. Insomma, un Under 21 che promette bene. Sì, anzi noi siamo qualificati di diritto perché organizziamo gli europei, no? Sì. Come sanno, e quindi sono partite amichevole, quindi stiamo cercando un po' di trovare qualcosa per stimolarli, perché non essendoci punti è difficile entrare con una certa concentrazione in campo, quindi. Perché poi il campionato sarà un'altra cosa. Certo. Comunque i ragazzi si stanno abituando e quindi alla fine troveremo il modo che possono dare il massimo, pensando un po' che ci sono i punti in palio con qualsiasi altra cosa che può venire a fine quarta. Presidente Marinelli, noi la ringraziamo per aver trascorso 90 minuti qui con noi. Adesso tornerà nel ritiro della Nazionale e giovedì. Ci sarà amichevole in famiglia. Mettiamo il presidente sulla panchina del Pescara, io sono dall'altra parte, vediamo un po'. Bene, così. Grazie a Francesco Di Francesco, Nicola Marini, Antonio De Leonardis, grazie ancora Vincenzo Marinelli, ringrazio Andrea Costantini in regia, ci ha dato il finale 1-1 giusto tra Perugia e Avellino, sì. Grazie a Maurizio Daguì in regia, grazie alla troupe
dall'hotel EC di Città Sant'Angelo con Stefano Recanati e la GT Fotovideo. Ringrazio Roberto Pulimanti, ci vedremo lunedì prossimo dopo Bari-Pescara, vi ricordo alle 22.30 lunedì prossimo, perché alle 20.45 giocherà la nazionale italiana a Milano contro la Svezia, quindi posticiperemo l'appuntamento di lunedì replay alle 22.30. Grazie per averci scelto, grazie. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.